Siamo qui con il direttivo della Juniores regionale della scorsa stagione, una stagione incredibile per la Giovanile Centallo. Mister, parto da te, ti chiedo che stagione è stata, come l'hai vissuta, come è andata? Allora, come dice Max, innanzitutto bisogna fare complimenti ai ragazzi. È stata una stagione molto divertente. Ci siamo tolti la soddisfazione all'ultima giornata di vincere quello che è stato il campionato Girone C, ma la cosa più bella di tutte è che alla fine di questa stagione si è consolidato un gruppo di ragazzi, di amici per loro, che nel corso di tutta la stagione hanno remato tutti insieme. Sono stati secondo me eccezionali, perché ho detto all'inizio, al primo allenamento, ho detto che dovevamo essere squadra, dovevamo essere gruppo, dovevamo essere uno per l'altro, e così è stato nel corso della stagione. Infatti tre quarti dei ragazzi hanno avuto il 70% di presenza almeno nel corso della stagione, e questa è stata la nostra forza, nonché il loro miglioramento continuo che li porterà da alcuni loro a far parte del gruppo della squadra. Da parte mia non posso far altro che battute all'allegria parte e ringraziarli, perché io ho concluso questa avventura qua alla Giovanile Centallo dopo 2 anni e mezzo, e non posso che ringraziare loro, ragazzi che ho conosciuto questi 2 anni e mezzo, perché mi hanno dato tanto. Ho avuto la fortuna di conoscere soprattutto dei bravi ragazzi, che non era così scontato, dei bravi ragazzi che tutti insieme a me, insieme a Fabrizio, Mattia, Marco e Mattia, hanno condiviso la passione di questo bellissimo sport, e insieme abbiamo costruito soprattutto dei bellissimi ricordi. Fabrizio, chiedo a te se vi aspettavate questa stagione, vi aspettavate questo tipo di rendimento, e poi sulla nuova stagione invece come vedete questa Juniores, quale può essere l'obiettivo? Noi innanzitutto, io personalmente, a nome della società, vorrei ringraziare prima di tutto il mister Giusti e tutto lo staff, che qua stasera anche Claudio, Mattia e Marco, perché abbiamo fatto 2 anni e mezzo che praticamente è subentrato Raffaele, abbiamo fatto 2 anni e mezzo strepitosi, si può dire, l'anno scorso con dei risultati eccezionali, quest'anno ancora meglio. Erano dei risultati che ci speravamo, non avremmo scommesso all'inizio dell'anno, invece li abbiamo raggiunti grazie anche ai ragazzi che si sono impegnati tutti al massimo, e per quello chapeau a tutti, perché veramente proprio è stata una bellissima stagione, con la soddisfazione, come vi ho detto, di vincerla al photo finish, si può dire, il girone. Quando eravamo sotto la doccia. Abbiamo scoperto di aver vinto il campionato sotto la doccia, quello era anche vero. E invece per la stagione a venire abbiamo intrapreso una strada nuova, a pari cuore ci ha, per motivi personali, come sapete, Raffaele smette, abbiamo votato per mister Paride Bianco e il suo staff, rimarremo io, Mattia e un certo Roberto che si aggiunge a noi. Speriamo di ottenere i risultati dell'anno scorso, sarebbe già una cosa strepitosa. Per noi l'importante è fare bene, far crescere i ragazzi. Poi tutto cosa arriva è buono. Se arriviamo come l'anno scorso, metto firma subito e mi accontento. Grazie mille. Grazie.